La seduta del 4 dicembre. Dibattito sull'azione di governo della Regione. Il difensore civico riceve su Skype. 7 giorni in consiglio. Il Consiglio regionale, nella seduta del 4 dicembre, ha discusso e votato vari ordini del giorno su sicurezza, lavoro e sanità. In una pausa dei lavori, l'ufficio di presidenza, capigruppo, consiglieri e assessori hanno ricevuto una delegazione sindacale del personale regionale in merito all'ipotesi di provvedimento di spending review. Nel pomeriggio, dopo gli ultimi interventi generali sulla delibera per la razionalizzazione della spesa regionale, l'Assemblea ha svolto un ampio dibattito sulle comunicazioni del Presidente della Giunta, Roberto Cota, sulla situazione politica. Focus. Nella seduta del 4 dicembre, il Presidente della Giunta regionale, Roberto Cota, ha svolto una comunicazione all'Assemblea sulla situazione attuale della maggioranza, su richiesta dei gruppi di opposizione. Alla comunicazione è seguito un ampio dibattito con la partecipazione di tutti i gruppi. Non è per ritualità che noi chiediamo le dimissioni del Presidente Cota. Le dimissioni le chiediamo perché Cota non ha più una maggioranza e perché la sua maggioranza si regge sul voto di una persona condannata in secondo grado per comportamenti fuori della legge nelle elezioni regionali. E le chiediamo perché non ha più un governo, non ha più un programma. Il Piemonte sta vivendo una condizione di grandissima difficoltà. Il governo regionale scantona i problemi perché non è capace di assumere la responsabilità di una decisione, perché la poca maggioranza che ha è pure anche divisa. Ma questa maggioranza deve andare assolutamente avanti, deve andare avanti perché ci sono dei problemi enormi nel Piemonte, in Italia e anche in Piemonte, quindi abbiamo il dovere di andare avanti. Sarà più dura di prima, i numeri sono più risicati, è vero, ma io confido nel senso di responsabilità. In momenti difficili bisogna compattarsi e bisogna fare le cose che servono ai piemontesi. Questo è quello che io penso avverrà nei prossimi mesi. Il Consiglio regionale ha approvato il 4 dicembre un documento, primo firmatario il presidente Valerio Cattaneo, per testimoniare e confermare piena solidarietà alle forze di polizia che agiscono con competenza, professionalità e spirito di sacrificio. Nel corso della seduta è stato approvato un analogo ordine del giorno, primo firmatario Leo, Popolo della Libertà. Approvati inoltre 5 documenti rispettivamente a sostegno delle persone in stato vegetativo, Buquicchio Italia dei Valori, sull'abilitazione della laurea magistrale per partecipare al concorso nazionale per insegnanti, Pentenero, Partito Democratico, contro i segni di antisemitismo nel Vercellese, Tiramani, Lega Nord, e contro la chiusura dell'Ilva di Novi Ligure, Muliere, Partito Democratico e Artesio, Federazione della Sinistra. Abbiamo messo in campo un nuovo servizio per i cittadini, la difesa civica decentrata. Abbiamo incominciato in alcune province, tra cui Alessandria e il Verbano Cusio Ossola, siamo già attivi. Ci sarà quindi un collegamento tramite Skype tra l'ufficio, ma quello che ci interessa, il cittadino e il difensore civico della Regione Piemonte per la soluzione e soprattutto per l'approfondimento sulle tematiche che i cittadini vorranno rappresentare al difensore civico regionale. L'obiettivo è di aprire questi collegamenti e quindi di implementare il servizio alla comunità in tutte le province al più presto. Il 5 dicembre si è svolto il primo collegamento in videoconferenza via Skype tra il difensore civico ed un utente. L'udienza ha riguardato i disagi lamentati a causa dei ripetuti ritardi dei convogli di Trenitalia che l'utente utilizza con frequenza da Verbania a Torino per ragioni di lavoro. Il servizio che è stato inaugurato oggi è un servizio molto importante perché consente al difensore civico di essere presente sia pure attraverso la videoconferenza Skype, un mezzo molto moderno, molto utile e soprattutto pochissimo costoso, in tutte le province del Piemonte. Il cittadino, gli utenti, i comitati, associazioni, enti che vogliono rivolgersi al difensore civico possono farci una telefonata e parlare con me, parlare con i nostri funzionari e cercare di vedere come risolvere i loro problemi e come è possibile per loro rivendicare il diritto ad una buona amministrazione, anche dove vivono. In breve. Al Centro Congressi della Regione Piemonte, il vicepresidente del Consiglio regionale, Roberto Placido, ha aperto il convegno Il mondo che cambia, le nuove frontiere del lavoro, appuntamento annuale rivolto agli studenti medi, promosso dal Comitato Resistenza Costituzione e dal Comitato Resistenza Colle dell'Is.
Sicurezza lavoro assolutamente legate al mondo che cambia, come cambia il lavoro, ma più che altro il lavoro che manca, specialmente per i giovani, il 30% è senza occupazione, flessibilità, precarietà, lavoro ripreso nella nostra Costituzione come un diritto, dobbiamo fare il possibile perché questo diventi realtà per dare un futuro ai nostri giovani e un futuro non può prescindere dal lavoro. Sono poi intervenuti Massimo Cavino, professore di diritto costituzionale, e Marco Revelli, docente di scienza della politica all'Università del Piemonte Orientale, Luciano Aburrà, esperto dell'IRES, e Massimiliano Quirico, direttore del periodico Sicurezza e Lavoro. Con una conferenza sui personaggi del presepe, Don Alberto Chiadò ha illustrato, il 5 dicembre, i contenuti della mostra che ha curato per la Biblioteca della Regione. Una selezione di presepi provenienti da tutto il mondo, aperta fino al 18 gennaio. La mostra di presepi ci porta nel cuore del Natale, tutti attorno alla nascita di Gesù Bambino. Non può esserci il Natale senza che ciascuno di noi si senta interrogato, atteso, amato da quel bambino che si trova attorniato dalle genti di tutto il mondo. Cerchiamo anche noi di avvicinarci al Signore Gesù, lasciamoci chiamare da Lui, lasciamoci accogliere, perché certamente la nostra vita può avere una marcia in più se in questo Natale sarà Gesù ad incontrarci. Per tutti i bambini che desiderano spedire una lettera a Babbo Natale, inoltre, la biblioteca, in collaborazione con Poste Italiane, mette a disposizione una cassetta postale in cui imbucarla. Chi aderirà all'iniziativa si ricordi di apporre sulla busta il mittente per permettere a Babbo Natale di rispondere. Ha preso il via con il primo gruppo di dipendenti del Consiglio regionale il corso sull'utilizzo dei social network e sull'importanza del web nella pubblica amministrazione. Il corso ha l'obiettivo di spiegare le funzionalità base dei social network, le norme in materia di privacy e il corretto utilizzo da parte dell'utente. La comunicazione social è stata anche protagonista a Firenze alla riunione nazionale del gruppo comunicazione dei consigli regionali. Durante l'incontro sono state presentate le strategie internet dell'Assemblea Piemontese e le recenti leggi in materia di Wi-Fi libero e open data. Studiosi della Green Economy, provenienti da numerosi paesi, hanno visitato Palazzo Lascaris, sede del Consiglio regionale, accolti dal consigliere segretario Gianfranco Novero. Si tratta dei corsisti di Green Jobs Learning Forum, del Centro Internazionale di Formazione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, CIFOIL. Il Consiglio regionale del Piemonte ha ricevuto a Genova il riconoscimento della menzione d'onore nell'ambito del premio Chiara Lubich per la fraternità. La cerimonia si è svolta a Palazzo Tursi, sede del Comune, inserita nella 3 giorni di incontri su fraternità, città e politica. A rappresentare l'Assemblea legislativa piemontese sono stati i consiglieri Gian Piero Leo e Rosa Anna Costa. Va un ringraziamento particolare a nome di tutte le città dell'Associazione Nazionale per la Fraternità, al Consiglio regionale, al suo presidente, alla sua giunta, per l'impegno che hanno preso tutti insieme in modo trasversale a fare interventi formativi per crescere con il principio, con la categoria della fraternità. Il Centro Pannunzio e l'Associazione Internazionale Regina Elena hanno ricordato a Palazzo Lascaris i 60 anni dalla morte della seconda regina d'Italia. Elena del Montenegro si spense infatti il 28 novembre 1952 a Montpellier. Figlia di Nicola Petrovic Niegos, principe del Montenegro, venne presa in sposa da Vittorio Emanuele, principe di Napoli. Era il 1896. Divenne regina d'Italia perché il 29 luglio 1900 Umberto I fu assassinato a Monza in un misterioso complotto anarchico. I 50.000 volumi della biblioteca disponibili al prestito sono ordinabili negli uffici in relazione con il pubblico della regione. La Biblioteca della Regione Piemonte, con sede a Torino, via Confienza 14, mette a disposizione i propri volumi, che possono essere presi in prestito semplicemente recandosi presso uno dei 9 uffici per le relazioni con il pubblico del Consiglio e della Giunta, presenti in tutti i capoluoghi di provincia. Il catalogo della biblioteca è consultabile online sul sito del Consiglio regionale del Piemonte.
La mostra 1,618, il numero d'oro, 20 serigrafie di Ugo Nespolo, frutto della collaborazione con la casa editrice UTET, è visibile a Palazzo Lascaris fino al 12 dicembre. In esposizione 20 opere dell'omonimo libro d'artista, dedicato alla simbolica cifra a cui, fin dall'antichità, vengono attribuiti i segreti della bellezza e dell'armonia. Le proporzioni geometriche espresse dal numero si trovano infatti nei grandi capolavori dell'arte e dell'architettura.